No, ma sinceramente sono contentissimo per il gol, ma soprattutto per i risultati ottenuti dalla squadra, perché comunque la squadra ha dimostrato di essere una squadra fatta da uomini prima che calciatori e i risultati si stanno vedendo. Sì, ma io devo ringraziare i miei compagni di squadra, lo staff, i direttori e il presidente che comunque mi hanno voluto fortemente e poi soprattutto i miei compagni di squadra mi hanno fatto sentire subito a casa, che è la cosa più bella del mondo del calcio, perché comunque un giocatore quando si sente bene in un gruppo riesce a rendere meglio. No, ma la Cinzia mi sono trovato bene e quindi io penso solamente adesso solamente al Pineto, quindi quello che mi aspettavo è accaduto, perché comunque qua l'obiettivo era vincere il campionato, ci siamo riusciti, abbiamo lottato fino alla fine e quindi il risultato della vittoria del campionato è frutto del lavoro di tutti. Sì, sono due obiettivi che comunque la società ci chiede, noi ci stiamo allenando sempre al 100% e cercheremo di affrontare la partita nel miglior dei modi già domenica e poi penseremo alla Pro Scudetto, ma quella di domenica è una sfida importante contro una squadra forte come la Gianerminio perché l'abbiamo incontrata, davanti c'è un reparto offensivo molto forte. E quindi dobbiamo stare attenti e gli errori che abbiamo fatto nella partita precedente cercare di non farli. Sì, magari loro recupereranno qualche infortunato, anche noi soprattutto in questo periodo che purtroppo siamo stati sfortunati, però sarà una partita comunque secca, una finale dove dobbiamo cercare di mantenere la calma e di mostrare molta personalità in queste partite. Sì, è nata dallo scemo di Braghini perché comunque si è messo là a dire che c'è una certa somiglianza, poi comunque è diventato un tormento dentro spogliatoio. Sì, sono contento del momento, però sinceramente sono felice per il gruppo perché abbiamo ottenuto dei risultati importantissimi dove ognuno di noi veramente ha dato delle prestazioni di altissimo livello, quindi la mia gioia, sì, personale, ma è più collettiva, sinceramente.